Eccoci arrivati in un altro tempio bellissimo e importantissimo, il Pashupatinath. È il tempio indù più importante del Nepal e sorge sulle sponde del fiume sacro Bagmati. Questo è il fiume Bagmati. Qua ci sono 10 posti per la cremazione. Li fanno su dentro dei teli e poi li bruciano e le ceneri li mandano dentro al fiume. È un po' sporco, circondato da un brulicante mercato di bancarelle che vengono taghetti, prasad, offerte di cibo benedetto, incenso, masala, rosari e semi di rutskaka, conchiglie a spirale, immagini di divinità indù e di tempi, polvere di tikka di tanti colori, linga, simboli fallici in vetro, miniature del Monte Meru e vari oggetti religiosi. A prima vista, Pashupatinath potrebbe non sembrare un luogo sacro. Il tempio dista soltanto qualche centinaio di metri dalla pista di atterraggio del Trivandrum Airport e si affaccia su un tratto particolarmente inquinato del fiume Bagmat. Non è inquinato, fa proprio schifo. Poi c'era poca acqua quando l'ho visto io. Tuttavia, in termini religiosi, è il fulcro dell'energia spirituale indù, strettamente connesso a Shiva nella sua manifestazione di Pashupati, il signore del bestiame. Poi andremo a capire un po' chi è questo Pashupati. Shiva, Nandi e Vishnu. Narayan. Questo è il Bas Misur Lingam. Praticamente questo qua è come se fosse il pene di Shiva. Allora questo qua è più antico, ve lo spiego dopo. Allora praticamente questo qua è come se fosse l'organo maschile di Shiva e questo qua di Parvati. È girato verso il nord, perché al nord c'è l'Everest e le montagne sacre. E praticamente è lì che risiede Shiva. Invece qua vengono a pregare perché hanno fatto delle cose brutte nel passato, mettono le offerte e vengono sanate, diciamo. Iniziamo con un po' di dipinti. Qua praticamente c'è Shiva in una delle sue 84 forme con la sua cavalcatura e praticamente dietro c'è un altro Shiva, sta fumando l'acqua del Gange, sta fumando la cannabis. Questa qua è l'immagine che fuma la cannabis e il serpente come protezione per il collo. Questo è un altro Shiva che praticamente è il particolare di questa rappresentazione, che sta ballando con un suo discepolo sotto, ma dalla testa esce l'acqua del Gange e quando medita e balla ha una bella sottana di tigre, quello è un discepolo. Questa invece è Kali, che è la rappresentazione femminile di Parvati. When it's hungry. Che praticamente è quando è arrabbiata e mangia carne umana o sangue. Qua praticamente c'è Shiva che balla con i sadhu e qua Shiva e Krishna che ballano. Oh, c'era una bella cacca sotto. Qua c'è Shiva con delle braccia giganti, non so cosa stia facendo, però è in forma enorme. Questo qua praticamente è Hanuman in arancione. Orange, why? So orange is one of the very holy color. Perché è molto sacro questo colore. Ed è l'incarnazione, is an incarnation of Rama. Qua siamo davanti a un altro tempio e è un'altra incarnazione della dea Parvati, Mangala Godi. Praticamente la divinità di tutte le donne, la femminilità. E adesso una tartaruga, on the turtle. Lakshmi. Yeah. E praticamente è una delle tante incarnazioni delle donne di Shiva. Allora qua vediamo a sinistra Saraswati, al centro Lassari e a destra Ganesh, che è il figlio di Parvati e Shiva. È veramente un casino. Quello a sinistra è il dio della conoscenza e del sapere.
quello in mezzo della femminilità. Questo è il tempio di Basalisuri. Praticamente ha circa 700 anni, ci sono un po' di guide, un po' di persone che fanno le foto, ed è importante perché ci sono dei dipinti ancora originali e le strutture in legno, wood carving. Praticamente 700 anni fa facevano i sacrifici umani delle donne, infatti lì c'è un diavolo che mangia la donna. Qua c'è praticamente il Garuda sormontato da un coccodrillo. E qua le immagini del tantra, praticamente fanno l'amore. C'è il teschio col mega pisellone. Lì toccano le tette. E quello si capisce bene, eh? Cos'è quello? Vicinissimo al tempio di prima c'è un'incarnazione in una forma di Vishnu, Narantanarayan, più o meno penso che si dica così. Ha tutte le teste di serpente sopra e poi tutti gli oggetti nelle mani, un tamburello, un bastone, un'altra cosa che non so, e poi una conchiglia. Allora, siamo arrivati dove fanno la cerimonia, pomeriggio. Qua è una cremazione delle caste più alte. Questo posto si chiama Aryaghat. Ci sono un sacco di tempietti, sono tutti tempi fallici perché contengono il lingam, che praticamente è il pene di Shiva. E lì intanto stanno facendo... non ve lo faccio vedere, perché stanno togliendo i vesti a una morta e vogliono bagnarla con l'acqua del Gange. Non è proprio una cosa bella da vedere, quindi evitiamo di vederla. E praticamente si chiamano anche tempi della fertilità, perché si prega per diventare fertili. Intanto sotto di me praticamente hanno preso con una brocca dell'acqua e gli hanno messo delle foglie in testa, ci sono dietro i familiari, si sono toccati un po' la testa, stanno pregando. E passiamo oltre. Siamo all'ora del tramonto e qua praticamente siamo davanti alla parte principale, il Ghat, dove sono le cremazioni, e quella davanti a noi è il famosissimo Pashupati Temple. Ci sono le porte d'oro. Allora, la guida mi diceva Pashupati Nat. Pashu is animal, gli animali. Nat is all living creature. Nat, tutte le creature viventi. And Pati is a husband. Pati è il marito, husband. Pashu Pati Nat, il marito di tutte le creature viventi. Tra un po' inizia la cerimonia. Altri Shiva Lingam, che a me servono per bene tutti questi, eh? Guardate, scimmie, tempi. We go down from here. Qua abbiamo Garuda, Ganesh, e là sopra c'è Hanuman, però non si vede. Ok, non si vede. Il terremoto del 2015 ha danneggiato alcuni circostanti tempi minori, ma il Mandarin, tempio principale, si è salvato. I non hindu possono entrare nel tempio principale, ma il complesso di santuari Shivati, Linga e Ghat è molto suggestivo e pittoresco. I turisti non possono entrare. Sul sito si aggirano gruppi di sadhu, asceti, abbigliati in modo stravagante, che cercano di tirar su qualche moneta, facendosi fotografare dai turisti. A me personalmente hanno chiesto 14 euro, io gliene ho dato 1, però sono veramente un po' tosti. La guida consiglia di essere indiscreti nell'uso della macchina fotografica in prossimità dei Ghat, della cremazione,
perché praticamente è come se fossimo a casa nostra, di non scattare fotografie e parenti addolorati al funerale di una persona. Bisogna rispettare il silenzio, mantenere una distanza e rispettare questo momento sacro delle persone che vengono a pregare qua i propri defunti. L'ingresso è inaspettatamente costoso, infatti io ho pagato 1000 baht, considerando che nei tempi principali i turisti non possono entrare. I momenti migliori per apprezzare al meglio questo complesso sono le prime ore del mattino o intorno alle 18, quando ha luogo la preghiera serale. Io fortunatamente sono riuscito a vedere questa manifestazione, questa cerimonia, che però poi inizia alle 18 ma è alle 19 in verità. Questo albero si chiama Pipal, praticamente è un albero sacro venerato in tutto il Nepal, dove praticamente il Buddha si è seduto sotto i suoi rami a ricevere illuminazione e poi a insegnare. È chiamato l'albero del popolo, l'albero della gente. Dietro di noi c'è l'ingresso del Pashupati Bath Temple. E questa è la mia guida. Allora, qua dentro praticamente abbiamo un segno molto importante, c'è la statua che ha 4 volti, mi ha fatto vedere, però non posso riprenderla, è come se ci fosse quella all'interno del tempio. Praticamente di qua c'è Shiva, verso di noi c'è Vishnu e verso di là c'è Brahma, invece dall'altra parte c'è il Dio della conoscenza. E all'interno ci sono anche 5 statue che segnano il rango più alto del santone, e segna 5 statue perché in base all'età la differenza di educazione. उहाँहरुको यहाँ नाम लेख्नु भएको छ, सायद उहाँले सबैले गर्दा अलि अबेरसम्म बस्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने पर्वको दिन भयो, सबै भक्तहरू चाहना गरेर आउनुहुन्छ। उनीहरूले शक्ति प्रदान गर्नुहोस्, बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्, आफ्नो जयकार बनाऊ श्री पशुपतिनाथ परमेश्वरको, बागमती गङ्गाको, आरती कार्यको, सम्पूर्ण देवी देवताको, सम्पूर्ण पितृहरूको, सम्पूर्ण भक्तहरूको, नेपाल जननीको, हिन्दू राष्ट्र नेपालको, सनातन धर्मको, एकचोटि फेरि भक्तहरूको जय मनाऊ, सम्पूर्ण भक्तहरूको हस् आजको आनन्दको जय जय हो। Thank you.